Oh, partito. Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati sulla carriera allenatore su Social Manager 2019 con la Roma, signori, con la Roma. Sì, vabbè, caricherò il video, sì, il video delle partite di prima, non vi preoccupate, sabato. Questo video sarà caricato un altro giorno. Penso la prossima settimana, o forse la prossima ancora, perché questa settimana probabilmente farò probabilmente farò farò in Zoom Eleven. Probabilmente mi dedicherò più a quello perché da un pezzo che non ho portato avanti. Eravamo rimasti che eravamo qui, che eravamo in campionato contro non mi ricordo che squadra. Comunque dobbiamo giocare così con il Sharawi infortunato purtroppo, con tre difensori centrali che sono bene, insomma sono tutti tre stopper, insomma vanno bene, insomma più o meno. Vabbè, andiamo a giocare così la prossima del campionato. Aspetta, Kluivert dovrebbe essere alla generale, cioè un ruolo. Attaccante generico, ok, non ha un ruolo, quindi giochiamo contro il Genoa. Signori, contro il Genoa che gioca con Pandev, Kwame, titolari con Ediamark dietro. Poi Pezzala, Veloso, Lerager, Lasovic dietro le punte, poi tre difensori centrali, probabilmente un modulo quasi uguale al nostro, solo che invece questo è un 4-3-3, probabilmente un po' più lungo centrocampo, e non sono quattro difensori ma è tipo un 3-3-4, anzi un 3-4-3, anzi invece il nostro è il 3. È il 3-5-2 mi sembra, no, il 3-4-3 mi sembra, non mi ricordo, non mi ricordo come si chiami il termine. Comunque vabbè, noi giochiamo con la stessa formazione e niente, andiamo a giocare al Ferraris, signori. Diciamo, siamo al Ferraris con questo match Genoa-Roma. Pronti ad iniziare? Attenzione, fallo di Cristante su Veloso. Giallo per il numero 4, mi sembra sia Cristante. Non mi ricordo comunque. Attenzione, chic, larga per Kluivert che la mette in mezzo. Gnoccuri, 1-0, il nuovo acquisto la mette in dentro. Asen, Gnoccuri, porta in vantaggio la Roma in trasferta. Se non è la gera, serve un lancio qua. Non sbaglia. Mette la palla in porta, niente da fare per Olsen, la mette sul primo palo dove Olsen non può arrivare, palla bassa e 1-1 già no. Attenzione, Cristante in mezzo ancora, attenzione, Schick la mette in mezzo ancora, Gnoccuri! Gnoccuri! 2-1, sempre lui, di testa, dimostra di essere un grandissimo centrocampista. Tante serve De Rossi per Schick che allarga benissimo. Per no, Schick serve palla. Schick palo! Zanella Rodrigo mette in mezzo. Si salva già in qualche modo. Però Schick col cazzo ha sbagliato in area di rigore. Mamma mia, oh.
Perisic in mezzo. Justin Kluivert praticamente sotto porta, anzi davanti alla porta. Mette la firma su questo match e chiude la partita sul 3-1, signori, sul 3-1. Guadagniamo. Antenucci mette giù Juan Jesus, beccherà giallo il giocatore del Genoa. O rosso? Giallo? Giallo. Dai, ci sta, dai, ci sta. Ovviamente vi ho detto già che SM 2020 uscirà a dicembre, quindi dovreste già, cioè, dovreste averlo capito. Ve l'ho già detto, che no? E l'arbitro fischia la fine della partita, 3-1 per la Roma. Non si rimonta, ma siamo in vantaggio. Poi il Genoa va in pareggio e poi la Roma praticamente la riporta in vantaggio con Nyukuri e poi il gol di Justin Kluivert, che è praticamente davanti alla porta. E niente, guadagniamo 3 punti, la Juventus viene fermata, e al momento la capolista è la Lazio, non so perché sia la Lazio, però dettagli, va bene, abbiamo pure la Lazio poi adesso contro, all'Olimpico, signori, derby della capitale, signori, derby della capitale. Andiamo a fare l'allenamento, metteremo penso la formazione titolare, tanto contro la Lazio. Non è facile contro la Lazio, anzi. Vedete tutte le statistiche aumentano di 2, eh? Come penso avete intuito. Allora, anteprima, va bene. Domanda. Un giornalista sportivo ti ha avvicinato per commentare la prossima partita. La squadra SS Lazio e la sua, c'è una stessa rivalità. I tifosi aspettano quando è partita. Come pensa che andrà? Il nostro pezzo della partita sarà il solito. Andremo a vittoria, credo che lo otterremo. Noi ci proviamo. Almeno scavalchiamo la Lazio diciamo in classifica. Allora io direi di mettere il nostro Edin Dzeko lì davanti. Mettiamo anche Cingiz. Mettiamo anche Cingiz Under, dai. Mettiamo anche Lorenzo Pellegrino per il Zaniolo. Dai, facciamo. Facciamo una pista di quantità, però. Non ho un trequartista serio, quindi. Nope. Nope. Effettivamente, no, non ce l'ho. Vabbè, farò giocare Cristante per un attimo, dai. Farò giocare attaccante o seconda punta. No, direi seconda punta, dai. Facciamo giocare con seconda punta Cristante. Ammazza, hanno preso Federico Chiesa. Buon acquisto, cazzo. Ottimo acquisto, anzi. Noi schieriamo i soliti, loro invece schierano Immobile, Chiesa, trequartista, Berisha, Milinkovic-Savic, Leiva, Vlahovic, Acerbi, Vlahos Radu, Marusic, in difesa, questo in centrocampo, questo quartista, Immobile davanti. E niente, speriamo di vincere per scavalcare la Lazio. Speriamo, dai. Forza, si inizia. Inizia Roma-Lazio, signori. Inizia Roma-Lazio. Inizia questo derby della capitale per decidere chi andrà in prima posizione, gente. Acerbi si occupa della rimessa laterale, attenzione, Chiesa serve palla, leva, attenzione, Immobile da solo, Immobile palo, mio Dio, che occasione della Lazio al nono minuto, subito con Ciro Immobile, si fa sentire la Lazio. Manolas si accorge dello scatto di Immobile e lo ferma con il braccio, sarà giallo per il difensore della Roma. C'è Immobile, chiama Chiesa, Manolas non lo ferma, Chiesa per Immobile, Immobile in area di rigore, Immobile! Non sbaglia! L'attaccante laziale la mette dentro. 1-0. Non sbaglia contro Olso. Ciro Immobile.
Chiesa, grande palla per Lulic che la mette in mezzo, ancora in mezzo, Chiesa! Sotto l'incrocio, signori, Chiesa, 2-0. Giocano bene, che devo dire. Punizione per la Roma, fallo di Leiva. Io non ci posso fare nulla, ragazzi. Non posso fare niente. Se non Giovanni Gesù sa battere il calcio di punizione dal limite, va con il destro! Oh! E fa un gol fantastico! Giovanni Gesù! 2-1, riapre la partita. Il difensore romanista. E finisce qui il primo tempo. 2-1 della Lazio al momento. La Roma sta giocando, diciamo, non molto bene. Perché mi sono dimenticato. Ah, no. Chi è che era? No, nessuno. Porca. Olsen 4, minchia che schifo, ammazza Olsen. Vai, andiamo con il secondo tempo. Secondo tempo di Roma-Lazio. Quest'anno subito fa da palla a Chiesa e poi perde palla, ovviamente. Esce Milinkovic-Savic, entra Romolo. Signori. A questo punto un cambio lo faccio anch'io. Dentro, anzi no, dentro Kluivert al posto di Perotti, Ondero mi rimane in campo. Dai, Madonna, oh, non riusciamo ad attaccare, non riusciamo a fare nulla della porta. Mamma mia, è maledetta la porta della Lazio. La Lazio comunque ha fatto 2-1, non è che. Gli auguri si apriranno dalla rimessa laterale. Finisce la partita, signori. La Lazio vince 2-1. Erano molto più forti di noi, dobbiamo ammetterlo. Erano molto più forti. Erano molto più forti. Avevano Chiesa, Immobile, Milinkovic-Savic. Adesso dobbiamo pure la Champions contro il Manchester City. Dove voglio andare? Dove voglio andare? Champions con il Manchester City, cioè. Vogliamo andare con questa rosa? Dove vogliamo andare? Abbiamo la Champions, signori. Abbiamo la Champions e questa partita bisogna vincerla. Bisogna vincerla per forza. Bisogna vincerla, sì, bisogna vincerla. Metto un Zonzi. Dentro anche Zaniolo. Metterei anche Pastore volendo al posto di Pellegrini. Ah, mi gioca per trequartista. Dalla lì allora. Stavolta faccio giocare Pastore trequartista con Zaniolo, mi sta in panchina ancora, anzi no. Lo porto proprio in panchina, guarda. Noi giochiamo così. Manchester City, il Manchester City ha prestato N'Golo Kanté, signori. Grande acquisto del Manchester. Noi giochiamo così e loro giocano con Aguero, David Silva, Sterling, Kanté, De Bruyne, Fernandinho, Porte, Stones, Otamendi, Walker e Moraes in porta. Inizia, signori. Purtroppo sarà quasi impossibile vincere contro il Manchester City. Sono molto più forti di noi, dobbiamo ammetterlo, sono molto più forti di noi, e si sa, cioè, lo sappiamo anche noi, penso. Tieni subito la Roma. L'attacco che ci fa vedere le valutazioni che adesso non ci interessano. Non ci sono mai interessati in tutta la vita, però. Va bene. Vediamo quanto siamo. 15 minuti, dai. Facciamo questa partita, poi basta, cioè, penso. Dopo avere la capitale non lo meritavamo, se siamo seri, su. La Lazio ha fatto 2 gol, noi abbiamo fatto solo tanto un tiro in porta, che era quello di John Jesus su punizione. Ha fatto un gol della Madonna. Se il Pastore serve, dall'altro lato Pellegrini viene fermato da Sterling. Calcio di punizione per la Roma.
Sono John Jesus prova a metterla in mezzo, Pellegrini non ci arriva. E l'arbitro fischia alla fine del primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. Buono, dai, diciamo buono. Continuiamo a giocare così. Secondo tempo. Secondo tempo, signore, secondo tempo. Proviamo a svegliarci un po' nel secondo. Sono in per Pastore, prova a fermare il Bologna, ci si c'è Pastore! E per Pastore! E avanti la Roma al 57esimo! Javier Pastore, 1-0! La mette dove il portiere del Manchester City non può arrivare! 1-0! Non sbaglia! Attenzione qua. John Jesus fa un fallo incredibile su Agüero. A calcio di punizione per il Manchester City. E quando pare si becca un giallo. Esatto. Becca un giallo John Jesus. Bayern Zonzi il passaggio. Poi ancora recupera Fazio, che subisce fallo su Bernardo Silva. Bernardo Silva adesso subirà il giallo. Zonzi prova ad andare in Zonzi. Ancora attenzione, Schick messo giù da Otamendi. Calcio di punizione ancora per la Roma, ma il Manchester City veramente sta fucilando i giocatori della Roma. Attenzione Perotti, prova il passaggio per Zonzi, riesce Zonzi per Schick, attenzione, rigore! Patrick Schick, 2-0! La mette anche lui sotto l'incrocio! Mamma mia, ma come gioca la Roma? Attenzione, gran lancio in mezzo! Diego Perotti! E Benito! La chiude lui! Ci pensa lui a chiudere questa partita? 3-0, signori! 3-0, vabbè, qua il gol di Agüero che non ci interessa. Spezzato Olsen, Olsen. Non para niente comunque. Guardava la porta, guardava la palla entrare praticamente Olsen. Abbiamo vinto, signore, abbiamo vinto 3-1, meritato perché alla fine abbiamo eliminato dall'inizio alla fine. Oddio, 45 minuti, insomma. Abbiamo fatto qualcosa, insomma. Allora poi nel secondo tempo abbiamo cominciato a fare falli, falli e falli. E vabbè, adesso poi è arrivato l'1-0, 2-0 e il 3-0. Grandissima prestazione della Roma. Beh, magari fosse sempre così la Roma, mamma mia, oh, magari. Mamma mia. 3-1 contro il Manchester City, eh? Se mi chiede, vabbè, 3-0 tra Juve ci sta. Contro Tottenham poi. Non è una squadra debolissima insieme al Tottenham. E niente, ci vediamo quando inizia la prossima partita. Tanto non possiamo cliccare continuo perché vedete, io clicco continuo. Mi fa continuare, vabbè adesso in questo caso mi ha fatto continuare perché avevo finito gli allenamenti. E niente, adesso siamo contro il Cagliari, la Sardegna Arena, signori. E niente, ci vediamo, sì, infatti era l'1-3-3-1-3-3, ok. Intanto salviamo, così almeno non ripartiamo da capo. E niente. Siamo non in campionato purtroppo perché la Lazio ha vinto purtroppo contro di noi, la Juventus non ha vinto, ma non lo so, no? Non so se abbia vinto. La Juve non so se abbia vinto pareggiano, va bene. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella, abbiamo giocato veramente bene contro il Manchester City, sperando che sempre siano sempre partite così in Champions League, potremo vincere la Coppa, almeno per una volta, dai. Ci potremmo provare, dai, ci proviamo. Bella ragazzi.